porta la firma di Michele Ruggero, giornalista Rai, e di Mario Renosio il libro Pronto qui Prima Linea, presentato a Palazzo Lascaris. L'evento è stato promosso dal Comitato Resistenza e Costituzione, che ha voluto ricordare il significativo ruolo svolto dall'Assemblea piemontese, allora presieduta da Dino San Lorenzo, nella mobilitazione per affermare i principi democratici in quelli che sono conosciuti come gli anni di piombo. Abbiamo deciso come Comitato per l'affermazione del valore della resistenza e dei principi costituzionali di presentare questo libro di Michele Ruggero, Pronto qui Prima Linea, perché era utile ricordare i cosiddetti anni di piombo, cioè quegli anni terribili che insanguinarono la città di Torino e tutto il nostro paese. Un terrorismo folle uccideva magistrati, poliziotti, giornalisti, dirigenti di aziende in crisi, ritenendo in questo modo di fare una rivoluzione che non aveva nessun senso e che aveva solo l'obiettivo di distruggere la democrazia e lo Stato di diritto. Michele Ruggero, Pronto qui Prima Linea, oggi c'è ancora paura di terrorismo? No, non era quel tipo di terrorismo, che era un terrorismo ideologico, fortemente motivato non soltanto dall'ideologia ma anche dai vissuti del tempo, no, e non può neppure più riproporsi, anche perché è una società completamente diversa rispetto a 40 anni fa, e lo è anche sotto il profilo mondiale, ma non perché c'è la globalizzazione, ma perché comunque è caduto il muro di Berlino nell'89 e di conseguenza è finito un certo tipo di contrapposizione est-ovest, anche se oggi si ripresenta sotto forme diverse e con idealità diverse, se vogliamo.